Fino a pochi mesi fa ho capito che ho letto un testo in bianco e nero, che significa che ascoltando tutte le relazioni di ieri e di oggi ho cominciato a vedere i colori. Quello che appunto era una xilografia in bianco e nero è diventata una xilografia accolorata. Cioè le singole parole del componimento acquistavano un valore totalmente diverso, con riferimenti figurativi, riferimenti storici e culturali. Quindi vi ringrazio in primo luogo perché molte delle relazioni, in realtà quasi tutte, mi hanno suggerito nuove chiavi di accesso a questo testo. Dunque, in un convegno dedicato al Leon VI non poteva mancare una voce dedicata a Violento, un libro scritto da Francesco Berni contro il Ponte. Amici, bentornati a questi nuovi video targati sempre Artlet Filo Archeo. Oggi voglio raccontarvi l'esperienza di questo convegno che si è svolto nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 settembre sulla figura di Papa Adriano VI. Un convegno che veramente ha tirato fuori un gran personaggio di cui si conosce in effetti molto poco, si sono voluti portare avanti argomentazioni di carattere letterario, artistico, economico, che quindi hanno delineato una figura davvero molto particolare, che tra l'altro è stato definito una sorta di diavolo, di mostro, addirittura sodomita. Insomma, sono uscite fuori veramente tanti elementi che hanno permesso di definire questa figura alquanto enigmatica della storia del Cinquecento italiano. Italiano e olandese, dal momento che il Papa in questione comunque era di ben altra nazionalità, ecco. È stato veramente ben organizzato. Tra l'altro io vi cito spesso l'Associazione Roma nel Rinascimento, proprio perché è una realtà che, come più volte vi ho sottolineato, permette di studiare, di definire al meglio figure da vari punti di vista, quindi carattere letterario, artistico, archeologico, se c'è storico, quindi insomma è un'associazione che mira a definire la storia di Roma per l'appunto durante l'epoca rinascimentale, ma sotto vari punti, sotto vari aspetti, quindi le riflessioni sono davvero davvero tante. E l'invito che faccio è rivolto non soltanto ai giovani studenti universitari, ma anche agli insegnanti, ovviamente rivolte alle scuole superiori, di coinvolgere i loro studenti proprio all'interno di questi incontri seminariali, perché permettono, secondo me, di definire veramente la storia dell'arte, la letteratura, di periodi storici che siamo chiaramente abituati a far studiare oggigiorno ai nostri studenti, ma che forse possono in qualche modo incuriosire ancora di più. Quindi è un invito anche ai docenti del liceo di far sì che i ragazzi di oggi possano approfondire al meglio proprio figure che normalmente ben poco si studiano, o comunque anche l'inserimento di un certo artista proprio all'interno di un determinato pontificato. Quindi sono dei momenti, delle occasioni da non perdere assolutamente. L'altro invito
che voglio fare invece agli studenti universitari o comunque che volessero affrontare questi studi, volessero diventare dei ricercatori, il mio suggerimento, e questo è emerso anche nel convegno, questo medesimo, ma anche in tante altre realtà, ho avuto modo insomma di assistere, di vedere insomma da spettatore. Spesso è interessante anche fermarsi ai dibattiti finali, che potrebbero risultare noiosi o pedanti, ma veramente si ha la capacità di vari ricercatori, di vari studiosi, di voler criticare o comunque appoggiare la teoria di un altro. E non è una cosa negativa, anzi, deve essere frutto di una condivisione del sapere. Quante volte vi ho ribadito anche questo, che noi in fondo diffondiamo un qualcosa che a noi piace per passione, per curiosità, per interesse legittimo personale nostro. Quindi perché deve rimanere tutto legato a una sola persona? Perché dobbiamo per forza rimanere legati a certe teorie passate, se ormai sono, come dire, andate avanti, no? Cioè, se troviamo comunque possibilità di confutare le teorie del passato perché c'è qualcosa di nuovo, ebbene tiriamole fuori, non abbiate paura di farlo. L'invito è rivolto proprio perché anche di recente in alcuni video ringraziamento che ho fatto a tutti voi amici, ho sottolineato questo aspetto anche per quanto riguarda la stesura di articoli, che siano di blog, di riviste, di non avere paura di far sapere agli altri quello che pensate di una certa teoria o di una qualsiasi cosa studiate. Bisogna essere consapevoli che tutti noi facciamo parte di un mondo capace di poterlo cambiare e di poter dire anche la nostra, se chiaramente sono teorie che possono essere dimostrate da fonti o da quant'altro. Quindi non abbiate paura di tirar fuori voi stessi, di tirar fuori quello che pensate, quello che vedete, cosa più importante, proprio per far conoscere in un futuro migliore i nostri beni culturali. Quindi questo è un invito veramente che ci tenevo a fare nuovamente, e io, come sempre, quando usciranno gli atti di convegno vi aggiornerò chiaramente sulla loro pubblicazione, che spero possiate acquistare, proprio per permettere anche a voi di conoscere, qualora appunto non siate stati in queste due giornate, di approfondire per una vostra curiosità la figura di Papa Adriano VI. Quindi ve lo ricordo appunto questo convegno, che tra l'altro si è svolto nel cinquecentenario della morte del pontefice, papato breve di Adriano VI, storia, religione, arte e cultura. Quindi ci rivedremo presto proprio per presentarvi come volume prossimo proprio magari gli atti di convegno di questo importante incontro.